Quando calchi i campi di Serie A dall'età di 15 anni e a 16 hai ricevuto la prima convocazione nelle nazionali giovanili, sei considerata una veterana per forza, ma è difficile parlare di seconda giovinezza per Noemi Signorile, che in fondo di anni ne ha solo 30 ed è oggi, come nel decennio scorso, al top della maturità sportiva. Dopo aver vinto uno scudetto a Bergamo nel 2011 e aver militato in numerose squadre italiane, Noemi ha deciso di mettersi in gioco in campo europeo. Un anno a Bucarest per vincere il campionato rumeno e due al Cannes per cucirsi sulla maglia anche il titolo francese. Cuneo ci ha visto lungo riportandola in Italia e lei ha preso una nuova avventura con lo spirito giusto, sempre seguita dal fido border collie Macchia. È un gruppo stupendo perché sono tutte ragazze giovani che hanno tanta voglia di lavorare, quindi per me è anche molto più facile dare una mano e aiutarle con la mia esperienza, quindi mi reputo fortunata e sono contenta. C'è un bel mix di giovani ed esperte, perché comunque anche se sono giovani d'età, sono tanti anni che sono in Serie A, quindi siamo veramente un bel gruppo, siamo bene coese. Il virus ha toccato pesantemente anche il gruppo di Cuneo e la stessa Signorile si è dovuta fermare. Complessivamente però la sua avventura è assolutamente positiva. Che obiettivi ancora ti poni in questa stagione e anche, perché no, per la prossima estate? Ma guarda, io voglio arrivare più in alto possibile con Cuneo, perché comunque sono rientrata in Italia, sono rientrata nella mia regione e voglio veramente fare bene con questa maglia. E poi ovviamente l'obiettivo anche di andare alle Olimpiadi non mi dispiacerebbe, quindi io ce la metto tutta e mi impegno per comunque provarci. Non sarebbe male un ritorno così, eh? No, non sarebbe male, quindi ce la metto tutta.